Pesaro per i prossimi 6 giorni fino al 12 luglio avrà una nuova attrazione in Piazzale della Libertà. Si tratta del Dinner in the Sky, il ristorante tra le nuvole che permetterà di svolgere cena o aperitivi sospese in cielo. Il format ormai famoso in tutto il mondo, Dubai, Bruxelles, Londra, Las Vegas, fa tappa per la prima volta a Pesaro. I commensali, accolti dalle hostess, vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati i sedili, dopodiché inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo fino a una determinata altezza massima dove si svolge l'evento. E da 15 metri siamo saliti a 50 e questo è il panorama che si vede dal Dinner in the Sky. La cena facciamo quattro salite al giorno, abbiamo due aperitivi e due per cena, due turni, martedì, mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda le cene, venerdì, sabato e domenica faremo un aperitivo, una pericena e due cene. Dalla durata la cena un'ora e un quarto, la pericena 3/4 d'ora e gli aperitivi da una mezz'oretta all'uno. Si possono prenotare gli ultimi posti dal nostro sito internet. Noi facciamo effettuare le prenotazioni online da parecchio tempo, ancora prima del Covid, quindi eravamo già avanti. Oppure attraverso il punto d'appoggio Apoten, c'è un punto vendita, e qui da noi col POS. La durata degli eventi varia da un minimo di 30 minuti ad 1 ora e 15. In tavola i partecipanti troveranno varie proposte di carne e pesce, il tutto preparato dalle mani dei migliori chef pesaresi. Tra di loro anche Umberto Carriera, gestore di 5 diversi locali disseminati tra l'entroterra e la riviera. Abbiamo 3 formule: l'aperitivo, la pericena e la cena. Cercheremo di valorizzare ovviamente i prodotti del territorio. Oggi assaggerete il prosciutto di Carpegna, la cacciotte di Urbino, piuttosto che la ricottina Beltrami. Per quanto riguarda invece le cene di pesce, daremo più un tocco internazionale. Durante il primo giro inaugurale presente anche il vice sindaco Daniele Vimini e il primo cittadino. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo per aver scelto Pesaro per questo investimento. Ne avevamo bisogno, in questi anni abbiamo lavorato tanto per far diventare Pesaro sempre più attrattiva e per attrarre appunto investimenti privati come questo. E era un'idea nata prima di tutta l'emergenza Covid, confermata dopo, e diventa una delle iniziative anche di rilancio dell'immagine della città, perché coloro che vivranno questa esperienza avranno un'immagine della città unica dall'alto. Durante i mesi di lockdown gli organizzatori di Dinner in the Sky hanno voluto portare un loro personale contributo per l'emergenza sanitaria, donando i proventi della vendita di 10 aperitivi in quota a favore dell'ospedale di Pesaro.